Dopo aver ricomposto la spada perfetta, rischiando la vita nella città degli spiriti, Sandokan cerca disperatamente il passaggio che lo riporti al mondo dei vivi. Ma la ferocia di Suyodana è in agguato. È già trascorso un giorno e una notte, e i nostri amici sono ancora lì sotto. Non so proprio come riusciranno a risalire, ammesso che non siano rimasti uccisi quando si sono gettati nel pozzo. Sarebbe incredibile trovare l'occhio del cobra, la porta per un altro mondo e poi morire in fondo a un pozzo. Beh, anche sopravvivere dopo un salto di quel genere non è mica una cosa tanto normale. Caro Babar! Oh. Ma cosa fa? Attento! Randy! Ce l'ha fatta! Ma quella bestiaccia, che diavolo era? Un pipistrello? No! Quello non era un pipistrello! Vedo uscite per tornare nel mondo dei vivi. Dobbiamo fidarci del nostro amico. Il paesaggio non è cambiato, però a me sembra che faccia molto meno freddo. Sì, è vero. Anzi, direi che adesso comincia decisamente a fare caldo. Caldo, là! Che cosa? Per la miseria, un crepaccio! Guardate quel fumo. Forse è da lì sotto che proviene il calore. Oh, è incredibile! Spettacolare! Ma inavvicinabile! Altro che calore, quello è un fiume di lava! Accidenti, e ora? Kiyom, come facciamo ad attraversare? Insieme! Insieme! Sì, insieme! Vuoi dire che dobbiamo attraversare su quella strisciolina di roccia? E tu, Kiyom? Kiyom non può! Nessun Buddha può! Guarda! Per la miseria! E noi dovremo passare lì sopra! Sì. Solo il nostro piccolo amico non può passare. Casa Buddha, finita qui! Insieme è finito! Kiyom, e se provassi a salire sulle mie spalle, oppure... Ascolta, dispiace a tutti noi, Kamamuri. Ma questo è il suo mondo, non il nostro. Beh, allora ciao, amico. In ogni caso, ora starai meglio qui, senza quei mostri dei preta. Sì, Kiyom, molto meglio ora. Addio, Kiyom. Addio. Ciao, piccoletto. Anche se mi sei simpatico, spero di non rivederti tanto presto. Addio, Kiyom. Addio! Addio! Ciao! Ciao! Ciao, Kiyom! Senza di lui non ce l'avremmo fatta. È vero. Chi vuole passare per primo? Coraggio, Io. Ragazzi! Morugan! Forza, poltroni! Non è difficile! Fa piano, Kamamuri! Non devo guardare in basso, sguardo in avanti e passo leggero. Ah! Ci è mancato poco. Ecco fatto, ci siamo tutti. Bene, e ora come si esce da questo posto? Ne so quanto te, ma l'unica strada sembrerebbe quel viottolo. Andiamo allora, sbrighiamoci, non ci resta molto tempo. Va avanti tu, Sandokan. Ah!
Regina della morte, dove sei? Al fine sei giunto, Suyodan. Perché così irata, mia signora? L'impenetrabile ti ha preceduto, inutile demone. Spada? Sì, ora le quattro parti sono una sola arma. Oh no! La spada perfetta è ricomposta. Maledetto Sandokan! Devi impossessarti della spada e ricongiungerla al cuore della conoscenza. Ma come posso farlo? In questo luogo non ho bisogno di un corpo, ma io non posso neanche impossessarmi di quello degli umani. Aiutami, mia signora! Non puoi possederli, è vero. Non li puoi aggredire, perché hanno la spada. Non puoi neanche toccarli, in verità. Lo so, mia signora, qui dentro sono invulnerabili. Sì, invulnerabili nel corpo, ma non nella mente. Già... Non finisce mai, ma sarà questa la direzione giusta? Non mi è parso di vedere altre strade. Un momento! Cos'hai visto? Guarda la forma di quella roccia, siamo già passati di qui! È vero, me lo ricordo anch'io! Questo significa che abbiamo girato in tondo! Così sembra. Allora siamo all'inferno e siamo condannati a vagare per l'eternità! Non essere così pessimista, Yanez, ci sarà pure un'uscita! Ecco l'atroce dubbio, e se poi non ci fosse? Ci sarà! Guardate! Beh, è una farfalla! Una farfalla, ma certo per la miseria! Qui sotto c'è anche una farfalla! La vediamo anche noi, Yanez! Che ci fa qui sotto una farfalla? Un'antichissima leggenda dice che le anime dei defunti salgono in cielo sotto forma di farfalla. Vuoi dire che forse siamo già morti e la nostra anima è dentro quegli insetti? Yanez, sei impossibile! Pensa qualcosa di positivo ogni tanto! Non mi riesce, Morugan! Questo posto non mi ispira! Guardate! Eh? Ce ne sono altri! Sono tantissime! Sembrano prendere una direzione precisa. Avanti, seguiamole. Credi davvero che sia il caso? Sì, Yanez, è il caso. C'è sempre più luce. È un buon segno. È bellissimo. Ah! Dopo tanto buio. Non c'è tempo per ammirare il paesaggio. Forza, seguiamole. Ah, sono veloci queste farfalle. La luce entra da là. Per la miseria, deve essere l'uscita. Credo di sì. Corriamo fuori. Che cosa sono? Che succede? Vengono anche da sopra! Ah, ce l'abbiamo fatta! Sandokan! Eh? Marianna! Kammamuri! Correte! No! No! Marianna! Sandokan! Marianna! Maledetta! Maledetta! Non può essere! Non è giusto! Non può finire così! No! 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 Rischierai la morte. O un destino ancora peggiore. Non mi divertivo così da quando avevo 8 anni. Lo vedo. Infatti, sembra che tu abbia 8 anni. È un po' come nei sogni. Che certe volte puoi volare e altre non riesci neanche a fare un passo. Ehi, fratellino, ma siamo proprio sicuri di essere ancora vivi? Sei un vero tipaccio, Morugan! Anche tu, in fondo ci somigliamo? Che me ne faccio di te?
Che mi importa della conoscenza, del bene, del male, del futuro? Io non ho più niente. Sei solo un maledetto pezzo di ferro. Non c'è più niente per cui valga la pena combattere. Finalmente Rajat, ti ho cercato a lungo. Rajat? Chi, lui? Hai bevuto? Oh mio signore, quale onore avervi nella nostra locanda! Gradite un po' di zuppa, Rajat? Oh, 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 oh. Ma cosa state facendo? Lo straniero ha ragione. Cosa fai, Alim? Dai da mangiare al signor Rajat senza offrirgli una buona coppa di vino? Smettetela! Dovete rispettarlo! Quest'uomo è Rajat del Kiltar! Certo! E io sono Re Giorgio, allora! Quello è solo un povero ubriacone, straniero. Se ne sta tutto il giorno seduto lì. Qualunque cosa gli fai non reagisce. È un uomo senza onore, altro che Rajat! Non sapete quello che dite, sciocchi! Sono mesi che ti cerco, Sandokan. So quello che ti è successo, capisco il tuo dolore e so che nulla ha più importanza per te. Ma io ho un messaggio da parte dei tuoi amici. Ehi, guardate, l'ubriacone si è mosso! No, aspetta, posso spiegarti. Lasciami, io vengo da Narayama. Io li ho visti, ma non ho il potere di farli uscire di lì. Forse però puoi farlo tu. Io so come farti incontrare con loro. Chi sei tu? Non ha importanza chi sono, ma ciò che posso darti. Io posso ridare un senso alla tua vita, Sandokan. E perché lo faresti? Non te lo chiedere, al momento opportuno lo saprai. Mi troverai qui fuori, ti aspetterò fino al tramonto, poi me ne andrò. E perderai la speranza di riavere i tuoi amici. Ehi, ubriacone, ti sei mosso davvero o ho avuto le traveggole? Eh? L'ho visto anch'io, si è mosso. Ma allora non è fatto di cera. Un po' di rispetto, state parlando di un Rajat. Ehi, fratellino, ma siamo proprio sicuri di essere ancora vivi? Ehi, guardatelo, si alza. Cammina. Aspetta, straccione. Fammi vedere che cosa tieni in questo lurido fodero. Razza di furfante, ora ti faccio vedere io! Muori, maledetto! Ma non è possibile! Eh no, non te la puoi cavare così! Avete visto? Chi se lo sarebbe mai aspettato? Già! Ehi, straccione, ma come diavolo hai fatto? Ero sicuro che saresti venuto. Seguimi. L'occhio del cobra non è l'unica porta di accesso a Narayama. Basta sapere dove si trovano. Ecco, quella è una. Non ti fidi, Sandokan? Ti capisco. Però io so che già tu entrerai in quella casa e sai perché? Perché non hai più nulla da perdere ormai. Avanti, entra Sandokan. Rivedrai i tuoi amici
e forse troverai la risposta a tutte le domande. No! Ma chi sei tu? Non l'hai capito, Sandokan? Eppure mi hai cercato tante volte. In battaglia, nei vicoli malfamati, sulle vette più alte o nel mare in tempesta. Capisco. E adesso sei venuto a prendermi? Oh no, è ancora presto per te. E poi ha già preso tutti i tuoi amici. Non sono così ingorda. Che tu sia maledetta! È quello che sono, dalla nascita dei tempi. La più temuta delle certezze. Guarda questi fili. Nascono dal nulla e finiscono nel nulla. Immagini cosa sono? Sì, ho già visto la tua falce al lavoro. Sono vite di esseri umani. Bravo, e sai dirmi a chi appartiene questa vita che tengo tra le mani? No. Sarà la vita di una regina o di uno straccione? Di un santo o di un malvagio? Di un vecchio o di un ragazzo? Neanche io lo so. E se la spezzo, ecco, è solo un granello in meno nell'infinito. Cosa vuoi da me? Veramente sei tu che sei venuto a cercarmi. Ma io so bene ciò che vorresti. Una deroga, non è così? Una concessione speciale per i tuoi amici. Puoi farlo? Che impudente! Sei al cospetto della morte e parli come fossi un tuo pari. Più che uccidermi non puoi fare. Questo non è vero e lo sai bene. Ci sono sofferenze peggiori della morte, non è così, Sandokan? Smettila con questo inutile gioco. Veramente puoi ridare la vita ai miei amici? Sì, certo, potrei farlo. Ma tu che sei disposto a fare per riaverli? Qualunque cosa. Qualunque cosa, parole grosse per un piccolo uomo. Ma oggi mi sento generosa e ti propongo il più semplice degli scambi. Recidi 4 fili, 4 vite qualsiasi, e riavrai i tuoi amici. Una vita per una vita. È semplice, no? Avanti, cosa aspetti? Hai una meravigliosa spada tra le mani. Usala. Non posso. Non ne ho il diritto. Sapevo che non l'avresti fatto. Ho una prova d'appello per te. Ti chiedo di fare una cosa molto, molto più semplice. Consegnami quella spada, Sandokan. Esiti? La vita delle persone che ami vale meno di un pezzo di ferro. No, va bene. Tieni la mia spada. Cosa? Tu non sei la morte, ora capisco. Tutto questo non esiste, è soltanto nella mia mente, è un'illusione. Io so chi sei, torna all'inferno, maledetto! Lo sapevo. Sparito tutto. Com'è possibile? Oh, amore mio, ci hai liberati. Ma dove è andata a finire la parete di roccia? Non è mai esistita, Yanez. Era soltanto nella nostra mente. Incredibile. È stato un incubo allora. Eppure sembrava così reale. Ho la sensazione di aver trascorso molti mesi imprigionato qui sotto. Anch'io ho creduto di vivere anni di disperazione. E invece il nostro incubo è durato solo pochi istanti. Ma insomma, che diavolo è successo? Io credo di aver capito tutto. Con l'aiuto di Kali, il demone è entrato nelle nostre menti. Voleva che gli consegnassi la spada, ma il mio rifiuto ha fatto crollare l'illusione. È stato terribile. Già, e non sapete quanto sono felice di rivedervi vivi, amici miei. La luce del sole! Ah, presto, il tramonto! Dobbiamo uscire! Andiamo! Correte!
No! Forza, forza! Oh no, Sandokan! È rimasto sotto, fratellino! No, non è possibile! Meno male, ce l'ha fatta! Stavolta ci hai fatto spaventare sul serio, fratellino. Anch'io me la sono vista brutta. Randy, finalmente! Randy, che bello rivederti! Paco! Mi sei mancato, piccolo, ma sono contento che tu non sia sceso là sotto. Babar! Professore! Bentornati, amici! Ce l'avete fatta! Sembra proprio di sì. Un miracolo. Ma che cosa è successo quassù? La terra ha iniziato a tremare e ho visto il grande pozzo che franava. Perbacco, quando ho visto l'occhio del cobra che si richiudeva su se stesso, tutto avrei immaginato tranne che vedervi spuntare all'ultimo istante. E noi tutto avremmo pensato tranne ad uscire da dove eravamo entrati. L'entrata della città degli spiriti ora è chiusa e chissà quando si riaprirà. E quella è... Sì, professore. È la spada perfetta. Ce l'avete fatta, dunque? L'abbiamo ricomposta. Sì, lo sappiamo, Sandokan. Ma adesso godiamoci il nostro trionfo. Siamo scesi all'inferno e ne siamo usciti senza un graffio. Abbiamo compiuto un'impresa degna di un dio. Non è vero, Yanez? Dici bene, Morrughan. Degna di un dio. Oppure di un demone. Sì.